Noi siamo lavoratori dell'Istituto Superiore di Sanità, oggi siamo qua perché mentre siamo stati molto coinvolti sin dall'inizio della pandemia, dalle attività della pandemia Covid, sia dal punto di vista della ricerca che anche delle attività istituzionali regolatorie, per esempio le mascherine, adesso siamo coinvolti nel controllo dei vaccini, siamo stati completamente dimenticati in legge e in bilancio nei provvedimenti che hanno riguardato in generale la pandemia. In particolare, mentre anche come sindacato siamo riusciti a ottenere fondi per tutti gli altri enti di ricerca, sull'ISS c'è stato un silenzio generale. Sono mesi che non abbiamo notizie del ministro Speranza, sono mesi in cui anche la presidenza dell'ISS è latitante dal punto di vista interno, nel senso che non sta progettando quello che l'istituto sarà. Tutti noi oggi stiamo vedendo che c'è un tentativo di rilanciare immediatamente dopo la pandemia le attività. La ricerca per noi è essenziale, la ricerca in ambito sanitario oltremodo. È stranissimo che l'ente che è stato centrale in questi mesi viene completamente dimenticato. Noi chiediamo un aumento dei fondi di bilancio perché più l'istituto è strutturato su fondi stabili e più riesce a programmare le attività, e l'esempio della pandemia è proprio paradigmatico perché permette appunto di agire velocemente, e non sempre purtroppo siamo nelle condizioni di farlo. Chiediamo che ci sia un progetto chiaro nei prossimi anni, nel senso le emergenze l'istituto le vive praticamente ogni 2 o 3 anni, possono essere di natura ambientale, possono essere di natura sanitaria, possono essere anche nuove malattie che vengono affrontate dalla ricerca. Ecco, noi vorremmo che l'istituto fosse progettato per rispondere sempre al meglio ai bisogni dei cittadini, a quella che è la nostra committenza reale. Noi come ricerca sanitaria siamo molto preoccupati che in realtà il Recovery Fund non ci riguardi. In piena pandemia, per denunciare una politica quantomeno ambigua del Ministero e della Presidenza dell'Istituto sul futuro di quello che è sempre stato un ente a garanzia di salute dei cittadini, un ente autorevole, perché è un ente che fa ricerca.